Buonasera, i prossimi incontri del ciclo dedicato alle avanguardie vedranno come protagonisti quattro importanti storici e critici d'arte non genovesi. Abbiamo iniziato a parlare di cubismo, ma proseguiamo con le altre avanguardie. Cosa sono le avanguardie? Perché è interessante capirle, entrare nel vivo di ciascuna di esse? Perché sono quei fenomeni artistici dell'inizio del Novecento che in diverse città d'Europa, indipendentemente l'una dall'altra, hanno creato un grande fermento e delle piccole rivoluzioni che poi insieme hanno rivoluzionato l'arte e hanno portato all'arte moderna. Vedremo nel primo appuntamento, che è il 5 maggio, martedì alle 17.45, Stefano Zuffi, uno storico dell'arte milanese, che parlerà delle avanguardie espressioniste tedesche, quelle proprio che sono protagoniste col Die Brücke nella mostra che è adesso in corso a Palazzo Ducale. Seguirà giovedì 14 maggio, sempre alla stessa ora, 17.45, l'appuntamento con Demetrio Paparoni, un critico d'arte molto noto che ha scritto un libro di successo che si intitola Il bello, il brutto e il cattivo, che indaga tutte le contaminazioni tra arte e politica, e ovviamente a lui ho chiesto di parlare di futurismo, che è l'avanguardia italiana, l'unica avanguardia italiana, che è forse la più implicata con un ideale che ha a che fare anche con la politica. Nel martedì 19 maggio ci sarà Fabio Cavallucci, neo direttore del Centro Pecci di Prato, un storico d'arte contemporanea importante, che ha avuto un'importante esperienza anche all'estero, che è rientrato in Italia con questa importante avventura, parlerà di Duchamp e il dadaismo, l'arte che, come sapete, l'avanguardia, quella della fontana di Duchamp, di quest'arte di grande provocazione che ha ispirato tantissimi artisti contemporanei. Concludiamo il 25 maggio, sarà un lunedì 25 maggio alle 17.45, con Arturo Schwarz. Arturo Schwarz ha compiuto 92 anni, è un artista anche lui, un poeta, un critico, un gallerista e un surrealista. Sarà un testimone in carne ed ossa dell'ultima delle avanguardie storiche, il surrealismo, che non ha mai smesso di avere, lui lo dimostra, appunto, dei seguaci. È l'ultima avanguardia che nasce nel 24 e che Arturo Schwarz ci racconterà come sempre con grande sapienza e con grande capacità. Quindi mi raccomando, sono appuntamenti che aiutano a entrare nel vivo dell'arte del Novecento.